Buongiorno a tutti da una uggiosa Soho, è abbastanza desolata. Gli americani stanno rispondendo abbastanza bene a questo primo giorno di shutdown e noi siamo qui a continuare a parlare di Philippa Reno e Paola Fivi, come vi avevo promesso. Philippa Reno ci piace in questo contesto perché l'immagine che io ho detto. L'opera con i pesci per essere più familiare, ma che in realtà My Room is Another Fishbowl del 2016 aderisce perfettamente al nostro senso comune, al nostro sentire, aderisce perfettamente al momento storico che stiamo vivendo, ovvero quello di vivere dentro una bolla. Philippa Reno è un'artista degli anni 90, di generazione anni 90 francese, che attualmente lavora e vive ancora a Parigi e che ha strumentalizzato nell'arte il tempo a suo favore, abbattendo ogni struttura spazio-temporale e creando una nuova dimensione all'interno della cui la sua opera vive. Per lo più famoso per le sue innumerevoli installazioni, Philippe Parreno utilizza per esplorare il suo linguaggio tutti i media possibili, dalla televisione alla radio, al cinema e alla musica classica. E non solo, anche musica molto sperimentale. E diciamo che quest'opera ha colpito tutti per questo senso comune, come vi dicevo prima, di sentirci dei pesci. E questo perché? Perché l'arte deve raccontare la vita di tutti i giorni e questo ce l'hanno insegnato Leonardo, Michelangelo, lo stesso pa Pierpaolo Pasolini. Lui non ha fatto arte perché raccontava la vita dei disgraziati, ma perché lo faceva in maniera così bella che è finita per diventare arte. E per questo non potevo non parlare di Paola Pivi. Paola Pivi, l'artista italiana classe del 71, è una delle poche artiste oggi che ha davvero italiane, che ha davvero un presente internazionale. Mi piace, ci piace, l'abbiamo vista ultimamente alla mostra al Maxi di Roma, l'ho vista anch'io come molti di voi alla mostra al Bass Museum di Miami l'anno scorso e trovo che la sua opera dei pesci del 2009 sia semplicemente straordinaria. E più che un'opera, quello che è molto interessante della Paola Pivi per l'appunto è il suo riuscire a realizzare queste meravigliose situazioni veramente dove la realtà viene capovolta, ma non crea un nuovo realismo, no, ma una nuova realtà, portandoci all'estremo, sovvertendo ogni concezione di reale, inducendoci a realizzare davvero un immaginario fantastico in cui dei veri pesci dentro le bolle fanno un vero viaggio per arrivare ad Hong Kong, dove delle zebre vengono snaturate dal loro habitat naturale per essere immersi in un desolato, essere sommersi all'interno di un paesaggio ghiacciato. Paola Pivi ci piace soprattutto perché da questa sua assurda realtà ci porta a vivere sprazzi di vita quotidiana e questo è fondamentale. Mi preparo per la prossima, aspetto i vostri incipit come quelli di oggi e ci vediamo con Boetti, Hauser & Wirth e Tornabuoni Arte. Alla prossima, ciao!